Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio. È sabato 1, sabato 1 giugno del 2024. Buon weekend a tutti, buon weekend anche a te, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati e buon giugno a tutti. Un medagliato Enrico Boiani, un vincitore nato, Henry, lo vedete qui di fianco a Cos'hai vinto, Henry? Questa è quella che ho vinto nel lontano 1982. No, sto scherzando. Caspita, te li porti da Dio. Cosa facciamo oggi? Beh, insomma, è il 1º giugno, in teoria scatta obbligo di riscatto, Henry. Sì, è la prima puntata del nuovo obbligo di riscatto, il nuovo vecchio direi obbligo di riscatto, e per questo motivo, indovinate un po', vi chiediamo un mi piace. Ritorna il giallo, l'avrete già visto anche dalla copertina, dal titolo, insomma, ritorna obbligo di riscatto. E quindi mettete mi piace per supportare la nostra serie estiva e ti direi invernale nel mese di gennaio, perché comunque vi accompagniamo poi tutta l'estate, anche quando siamo in ferie, anche quando non siamo in radio, quindi insomma tutti i giorni più o meno saremo qui con voi e quindi il vostro modo di supportarci è mettere un mi piace, abbonarvi, iscrivervi se vi va, lasciarci un commento e continuare a seguirci tutti i giorni. Prima di mercato, 30 secondi, torniamo secondo mattino Milan, giusto per commentare l'ultima partita della stagione, l'amichevole di ieri a Perth in Australia. Vabbè, si è chiuso come... Vabbè, non voleva dire niente, lo sappiamo, hanno giocato così in ciabatte, lo sappiamo. Sappiamo tutto. Sappiamo anche che in teoria nelle amichevoli l'unica cosa che bisogna fare è A, non farsi male, B, non fare brutte figure. La prima, bene, la seconda cosa da fare, meno. Presi altri 5 gol, vabbè, pazienza, dai. È finita questa stagione, fortunatamente, sto dramma di prendere cariolate di gol su cariolate, forse ce la siamo messa alle spalle, speriamo di sì. La prossima stagione speriamo di non fare più queste figure dove... Anche nelle amichevoli si prendono 5 gol perché anche la Roma era in amichevole con le ciabatte senza mezza squadra, tra l'altro, ma non ha preso 5 gol. Ma vabbè, pazienza, Hai che detto bisogna. tutto tu, direi, non devo aggiungere niente, se non che Sardar Azmoun ha segnato più in questa amichevole che nel mio fantacalcio, nonostante io l'abbia vinto, però bene, c'è pure gol da Azmoun, non ci siamo proprio fatti mancare niente nemmeno nell'ultima stagionale, ma va bene così. Però giusto per dire, le categorie si vedono anche qui, passeggiando in, credo, in Havaianas, il buon Theo Hernandez ha tirato giù un scaldabagno di livelli epocali, facendo veramente un grandissimo gol. Perché ci sono le categorie, ci sono i campioni e poi c'è gli altri giocatori. Eh già. Vediamo di non fare... Cavolate, va. A proposito di non fare cavolate, non dobbiamo farla sulla punta, Henry. Eh già. Allora, ripartiamo dall'obiettivo numero uno, che è lui, lo sappiamo, Joshua Zirkzee, seguito, bla bla bla, contattato, bla bla bla, trattato, bla bla bla, la clausola c'è, si vede, si sente, si pesa, dai 40 in su. È tutta commissione nelle tasche del buon Kia Jerobchan, che ne chiede. Stavo per farti la battuta in stile Aldo Giovanni e Giacomo, non so se ti ricordi, in Chiedimi se sono felice, quando arrivano con la commedia c'è il manifesto pure, qui è la clausola c'è, le commissioni pure, perché non dico che si equivalgono le cifre, perché no, ovviamente, però rischia di essere quasi il 50% o di avvicinarsi al 50% della clausola la questione commissioni. Guarda, io ti dico, è molto presto, sappiamo che c'è tanto tempo, è il 1º di giugno, però credo che la punta, o meglio, il nome di Zirkzee vada smarcato non aspettando chissà quanto tempo, più che altro perché tanto sai che da lì devi non si scappa, c'è una commissione da pagare. Poi magari visto che non ci saranno grandi alternative per lui, quello che vuoi, puoi cercare di tirare il prezzo, eccetera. Ma tanto 40 più
una decina, probabilmente non si scappa, perché se ne ha chieste 15, ben che vada ne chiede 10 una volta che tratti. Quindi comunque devi prendere Zirkzee a 50, in buona sostanza, come se fosse sul mercato un attaccante classico che ti dice il Bologna voglio 50. Più o meno questo è. Se lo reputi degno di valere ora 50, soprattutto nei prossimi anni, anche qualcosa in più, e vabbè, darai 40 di clausole, 10 li metterai in tasca a Jerob Chan, ma ti metti in tasca Zirkzee. Eh sì, questo è su di lui, cioè l'abbiamo già detto anche i giorni scorsi, lo ripetiamo qui anche nella prima di obbligo. La situazione è molto chiara, definita, cioè non è come in altre situazioni di mercato in cui magari devi capire volontà, non volontà, chi tira il prezzo, chi ha percentuale. No, è molto semplice. C'è una clausola che vale per tutti, che ha un prezzo anche relativamente idoneo rispetto a quella che è la concorrenza, e il resto, giustamente, essendo una clausola abbordabile per tanti, verrà chiesto in commissioni, perché purtroppo, perché per me è un male per il calcio, però purtroppo funziona così, e tu Milan, se vuoi Zirkzee, devi giocare in questa partita, che ci può far schifo, ci può non piacere, perché sono soldi che escono dal calcio, sì, però ripeto, purtroppo è la realtà dei fatti. 20 secondi non di più, perché per me di questo si tratta, quantomeno. 65 di clausola, più anche lui due, non credo che la gente venga gratis, più l'ingaggio, più tutto, il Milan che mette sul piatto ipoteticamente 70-75 con l'ingaggio, eccetera. Quando lo vedo ci credo. Per me, se esco, dato che questa sera c'è anche la finale di Champions League, va a giocare in quella città lì, cioè Londra. Non so se blu o bianco-rossi, ma va a Londra. Bene, un altro che sembra abbastanza destinato alla prossima, diciamo così, tappa di carriera è Serhou Guirassy, per il quale il Borussia potrebbe fare, a proposito di Champions League, di finale, un'offerta per lui, per prenderlo al prezzo di clausola e affiancarlo al grandissimo e celeberrimo Fulkrug, che salutiamo. Attacco incredibile, attacco ignorantissimo nel senso buono, Fulkrug Guirassy sarebbe. Fulkrug, avete visto? L'avevo detto, se vogliamo spendere poco come secondo attaccante, una decina, dozzina di... È andato via l'audio, Henry, non so. No, vabbè, ma non ha fatto una brutta stagione Fulkrug, come secondo attaccante. Ha fatto gol anche in semifinale, cioè, avercelo. E allora, perché mi hai mutato? Io vi avevo avvertito, dato che mi viene additato di non averci azzeccato su Pulisic, che posso essere d'accordo, non avrei mai previsto tutta questa continuità per Pulisic, e lo riconosco, io su Fulkrug ve l'avevo detto, non mi piace dire ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto. Alternativa semi low cost per la serie grandi amori che fanno giri immensi e poi ritornano, Alvaro Morata, 31 a ottobre, sono 32 dell'Atletico, 20 di clausola, più lui prende 6 e mezzo adesso. Sembra un po' too much. È un'operazione alla Giroud, ma senza i costi di Giroud. E senza neanche il valore di Giroud. Però questo lo metto io, tra parentesi. Cioè, nel senso, non è l'attaccante classico come ha fatto Giroud quest'anno. Lascerei andare. Sì, anche se ha un aspetto positivo, oltre a quello del cartellino, che è quello più o meno. L'altro è comunque tanta esperienza. Anche quest'anno ha messo dentro altri 20 gol. Se cerchiamo quella cosa lì, ecco, Morata ce l'ha. Perché Morata ce l'ha, è uno che ha giocato in club importantissimi, spogliatoi importantissimi, ha già una certa età, ha già giocato in Italia. Non gli affiderei l'attacco del Milan come futuro numero 9, anche perché sarebbe l'ennesimo rimandare. Chiudiamo con due nomi un pochino più interessanti per motivi diversi. Allora, soluzione, chiamiamola così, low cost, Jonathan David. Non so perché, tra l'altro, il 5 dei 50 milioni mi è uscito verde, però probabilmente
è anche un modo per dirci, Canva ci assiste, ci dice, guarda che il valore è questo, ma poi lo paghi meno, magari scendi di una decina, di una quindicina, non lo so. Io dubito che David possa costare estremamente poco quest'estate, poi se costerà poco per il Milan, per i rapporti che ci sono con Lille, io questo non lo so, però per me meno di 35 non costerà, e anche se è un anno dalla scadenza, perché comunque per l'ennesima stagione questo ragazzo di 24 anni, ormai sono già 4-5 anni che gioca a certi livelli, ha buttato dentro più di 20 gol. La peggior stagione di David negli ultimi 5 anni di gol ne ha 19, quindi un attaccante estremamente continuo, e nel frattempo gli hanno cambiato allenatori, compagni, giocatori forti andati tutti via. Per me rischia di essere un'alternativa, e io da amante di Jonathan David, perché è un giocatore che a me veramente piace molto, non ne sono così convinto per il Milan, perché è un giocatore che secondo me è un pochino più adatto per giocare a due, e non so se gli affiderei proprio l'attacco senza nemmeno avere Giroud o uno alla Giroud in squadra, cioè uno che alla peggio ce l'hai e puoi farlo alternare, o puoi farlo giocare insieme, o puoi gestirlo con David. Ecco, sarei comunque curioso di vederlo, però non lo so, proprio mettergli tutto sulle spalle, non perché non sarebbe in grado di reggerlo, ma mi sembra un po'... eviterei anche qui, poi magari arriva, fa 30 gol e me lo auguro. Detto ciò, se è un'alternativa deve esserlo, ma non nelle primissime posizioni per quanto mi riguarda. Io ne faccio un discorso un pochino più pragmatico per come ho conosciuto finora il Milan. È un ragazzo di 24 anni che ha un anno di contratto, che arriva dal Lille, mi sembra già disegnato. Cosa c'è più semplice di così? No, ma io non ne sarei disperato. Non vuol dire che io smanio, però mi sembra avere delle caratteristiche che ogni tanto ci sono tornate, diciamo così, utili per comprare i giocatori. Certo, ma io infatti non ne sarei disperato, però capisci veramente quelle che sono le ambizioni e soprattutto gli umori. Cioè, un colpo alla Zirkzee a livello di umore impatta sull'ambiente, perché è un giocatore che forse anche eccessivamente, non sto dicendo questo, ma è in hype in questo momento, perché è stato il piccolo gioiello della Serie A di quest'anno, per l'aura anche che ha attorno a sé, no? Molto alto, tanta classe nel toccare il pallone, questo capello riccio d'altri tempi, cioè è un giocatore che porta con sé un alone di fascino, sia per come gioca, sia per com'è, sia per la stagione che ha fatto, cioè ha questo alone di fascino dietro Zirkzee. Eccessivo, non eccessivo, non lo so, però vuoi o non vuoi questa cosa impatta sull'umore dei tifosi se lo acquisti o meno, anche la cifra impatta sull'umore dei tifosi. Poi può arrivare Davide e far 20 gol in più di Zirkzee, non sto dicendo questo, però comunque presentarsi o iniziare la stagione in un modo, cioè con Zirkzee, o in un altro, cioè con David, influenza un pochino l'ambiente, secondo me. Al netto, ripeto, che poi David potrebbe fare anche molto meglio del giovane olandese. Chiudiamo con un nome di cui si è fatto poco, appunto, il nome stesso, e che non ha praticamente, credo, nessun tipo di abboccamento diverso che le sue caratteristiche, nel senso che magari, tipo, Davide lo sappiamo, è stato seguito tanto, Zirkzee pure, Morata in passato anche, con Sesco li sono visti con gli agenti in altre faccende, idem per Ghirassi, sono visti con lo Stoccarda in sede, eccetera, eccetera. Su Santiago Jiménez per ora non ci sono state grandissime notizie, è comunque un ragazzo che negli ultimi 2 anni ha messo dentro tra qualche gol nelle coppe europee, soprattutto poi ovviamente in Eredivisie, 28 più 26, quindi segnare segna questo ragazzo di 23 anni messicano, nato a Buenos Aires, valore di mercato di Transfermarkt è 40, fosse 40 probabilmente sarebbe già partito da mo', credo che ne chiedano un po' di più, anche perché scadenza 27 vuol dire che sono 3 anni
ergo c'è tutto il tempo per monetizzare per il Feyenoord. Quindi, però quest'anno in 41 presenze ha fatto 26 gol e 8 assist, cioè ha portato alla fine qualcosa come 34 gol complessivi alla sua squadra. Insomma, ha fatto molto bene. Mi piace molto a me Jimenez, o Jimenez o Jimenez, scegliete voi il nome o come si pronuncia, non lo so di preciso, però a me piace molto lui. Sarei molto curioso di vederlo con la maglia del Milan. C'è sempre l'incognita del fatto che gioca in un campionato minore rispetto alla Serie A e rispetto agli altri campionati europei, quindi che non conosce il campionato, quindi che è molto giovane e non ha nemmeno ancora mai affrontato certi tipi di palcoscenici, tipo San Siro, tipo avere sulle spalle la 9 del Milan a San Siro, quindi ha molti più dubbi di Zirkzee, se vogliamo. Come caratteristica a me piace molto, anche qui però non ti scosti troppo dalla cinquantina di milioni, e allora forse tanto vale andare su un profilo un po' più pronto se devi spenderne così tanti. Però, tanto per dire, nei gironi di Champions quest'anno ha buttato lì, quanti sono? 3 gol alla Lazio. Ah, sì, sì, è un ottimo giocatore, no, a me piace molto. L'Europa League di 2 anni fa. Non abbiamo messo Gyökeres, presumo, per ovvi motivi. No, Harry. Però io, cioè, sono molto curioso, anche qui, scusate se ho detto curioso 12 volte in questo video, di capire se c'è una squadra che offre quell'ottantina, novantina di milioni per Gyökeres. Siamo noi, cioè. Non credo. Però, cioè, boh, non lo so. Va bene, Henry, grazie per averci dato quest'ultima bomba di mercato. Di non è nessuna bomba, nel senso che io mi chiedo se, che ne so, l'Arsenal prende Sesco, il Chelsea va su Jimenez, il Milan Zirkzee, quello lì, quell'altro là, poi voglio capire se c'è una squadra che possa prendere Gyökeres a 100 milioni, 90 milioni, che sembrava essere la richiesta. A meno che o il Napoli o il Paris Saint-Germain si ritrovano senza pesci da pigliare, quindi alla fine si buttano su un nome del genere, però, ripeto, poi il prezzo lo fa sempre il mercato. È ovvio che se tutti cercano, tu puoi sparare alto, ma poi se nessuno più cerca, non puoi più sparare alto. Siamo arrivati in chiusura di questo primo appuntamento di Obbligo di Riscatto, ci ritroveremo per tutto il santo mese per parlare di mercato. Luglio, agosto, insomma, ne avremo veramente almeno una novantina di episodi, quindi insomma, giù di lì. Ci sarà tempo per raccontare il mercato del Milan. Henry, grazie, ciao. Ciao, buona giornata a tutti, continuate a supportarci con like, commenti e quant'altro. Buon weekend anche da parte mia, ci ritroviamo domani con il pagellone di fine anno, visto che ieri è finita la stagione in maniera definitiva con l'amichevole aperta, domani pagellone finale. Grazie a tutti. Vi faccio un piccolo spoiler, avremo gli stessi vestiti. Non è detto. No, non è vero. Ciao.